Non so se voi lo conoscete, No, è una reazione. Aldo Masullo, questo filosofo, è andato via da poco, è un filosofo che si occupa di etica. Lui si occupa proprio di filosofia patica, cioè patica nel senso del patire, e quindi è attaccatissimo a tutte le questioni che riguardano il dolore, e quindi la definizione di un essere, la sua possibilità, la sua sensibilità, come prima di tutto essere esposto al dolore e quindi al piacere, no, tutti questi due poli. 2 anni e mezzo fa siamo andati a fare una conversazione con lui, parlando proprio di queste che chiamiamo infelicemente, questo ne siamo molto lunghi, questo nome è bruttissimo, No, non è preciso non è quello che stai dicendo. preciso, come le chiamate voi? Agenti noi agenti computazionali. computazionali, anche Non ho alieni, capito, li chiamano alieni. anche alieni, sì, anche alieni va benone. E lui, per esempio, quando rifletteva sugli alieni, ha posto il problema non tanto se sentono o non sentono, se sono intenzionali o no, ma se possono soffrire. E se possono soffrire esattamente nei termini nostri. E per lui il limite è la possibilità di questi agenti di sentire il dolore. Voglio dire, c'è anche chi riflette su questa cosa cercando di fare dei robot che sono, per esempio, cioè delle intelligenze computazionali che magari sono programmate Se li per avere una programmi, soglia del soffrono dolore. anche. Questo è come il discorso di se viene prima l'uovo o la gallina. È sempre la domanda sbagliata, perché uno il discorso tecnico di come si sviluppa un'intelligenza artificiale, un altro è il discorso di che effetti psicologici, che implicazioni psicologiche hanno questi agenti computazionali con le persone e sulle persone. L'aspetto tecnico è niente più, niente meno quello che hai detto tu. Uno prende una serie di specifiche e sviluppa un'intelligenza artificiale, quella che chiamiamo intelligenza artificiale. L'aspetto tecnico inizia e finisce qua. Non c'è, è semplice. Quello che è l'impatto e l'implicazione psicologica di questo agente computazionale con le persone e sulle persone non ha nulla a che vedere Questo con aiuta. questo Pezzo. pezzo tecnico, perché è come dire che la televisione è fatta dai suoi circuiti, la televisione entra in una serie di processi nella società, nella politica, nel costume, eccetera, eccetera, che non posso ridurre. In generale entra in una serie di relazioni e quindi il fatto che questo artefatto tecnico entri in una serie di relazioni fa esplodere le implicazioni psicologiche di questo artefatto tecnico nella persona e nella società e causa il fatto che queste relazioni sono tra le sedi principali di dove si sviluppano le nostre emozioni e il nostro sentire. Il nostro sentire sta anche là, il nostro sentire sta anche là e per specchio anche l'intelligenza artificiale di conseguenza nella relazione sente. Io non ci vedo No, nulla di strano, no, per anzi, dire. no, io ce lo vedo. Cioè, il fatto che noi sentiamo tantissimo oggi con queste stupidità artificiali, per me è Assolutamente. assolutamente da starci attenti. Cioè, Io non già lo abbiamo le vedo endorfine dai like, insomma, io perché preferirei averle da un contatto umano, fisico. dovrebbe essere diverso dall'avere un rapporto col cane, dall'avere un rapporto con l'albero, Molto diverso. dall'avere un rapporto con una squadra di calcio. Perché dovrebbe essere diverso? Che là è finto. Chi te l'ha detto? Che finto? Cosa vuoi dire finto? Che non ti metti in gioco solo quello che vuoi, con schemi che non sono decisi da te. Io penso che là la dimensione difficile è quella del calcolo, più che altro. Per
la trovo perturbante eventualmente quando tu parli di questa, almeno quello che percepisco io quando dici l'endorfina da like è per me una cosa a cui, che è abbastanza nuova, che è contabilizzare per esempio le amicizie, cioè, che è una cosa che per esempio anch'io osservo con una grande cautela, perché contare, diciamo, contabilizzare tutte queste sfere non riguarda di per sé il rapporto che c'hai con le intelligenze artificiali di per sé, ma il modo anche in cui vengono usate, cioè lì c'è tutta una politica, esatto. Ma lì è proprio una politica delle interfacce, cioè c'è questa politica anche di chi li crea, E questo dico che è l'uovo e la gallina. Perché, scusa, faccio un'altra osservazione. Quando la vita dell'essere umano era più rurale, e quindi si andava fuori casa e c'erano i campi, gli alberi, le colture, quindi c'erano dei cicli, e quindi mi pare normale che c'è un processo di feedback cui, come prima assomigliavamo e avevamo i tempi, i cicli, no, del campo, dell'agricoltura, adesso usciamo di casa o addirittura non dobbiamo, non è un problema, è che c'è un feedback, noi assomigliamo all'ambiente che ci troviamo di fronte e l'ambiente assomiglia a noi, e questo è frutto di una evoluzione, quindi non è colpa o merito o anche di quelli che l'hanno fatta, è che tutti e due si influenzano a vicenda, no? Quindi c'è una questione proprio di evoluzione. È un po' come una questione del seme. Però l'evoluzione è cieca. No, cieca perché? No, cieca perché non l'evoluzione è sempre cieca. Il problema che poneva prima Silvia, cioè cosa diamo valore, non siamo in grado di programmarlo. Ma non lo avevamo neanche prima. Infatti, è un'evoluzione cieca lo sviluppo sociale. No, ho la sensazione che stiamo delegando alle macchine un qualcosa che invece sta nella natura dell'essere umano. Per me la centralità sta sempre nell'essere umano, non nell'intelligenza artificiale. E mi interessa molto di più capire tutte quelle potenzialità che magari avete, cioè come dire, sì, adesso in questa dialettica con l'intelligenza o la stupidità artificiale si possono, come dire, sviluppare. Il problema è non spostare tutta l'attenzione sulla stupidità artificiale a scapito dell'intelligenza umana. Noi abbiamo questa impressione di questa autenticità dell'essere umano che non esiste, perché la cultura e la psicologia sono profondamente intersecati con la tecnica, non c'è la natura, cioè tu vai in mezzo alla foresta amazzonica e la foresta amazzonica, per come la conosciamo oggi, è l'opera dell'uomo. Vai da qualsiasi antropologo che faccia il suo mestiere e ti dirà che la foresta amazzonica nella sua forma attuale è artificiale perché c'è l'intervento dell'uomo. Ma diciamo la stessa cosa. Quindi è l'intelligenza. No, è nella relazione, nella relazione tra l'umanità e la tecnologia che nasce la nuova umanità. La tecnologia riguarda il sentire, non l'usare. Cioè non c'è in questa, diciamo, raffigurazione, è come se, diciamo, la natura, cioè il creato, tutto quello che esiste, compresa la tecnica, cioè è come se mancasse, che tutto adesso non avesse una coscienza, non so come dire. Mi sto chiedendo che cosa sia che mi fa dire che tutto quello che stiamo dicendo è bellissimo,
è vero, sta nella storia, eccetera, ma c'è un qualche cosa che differenzia l'essere umano da tutto il resto. Quindi così ti faccio arrabbiare ogni volta che fanno i discorsi, per esempio, ed è bello perché io la uso l'intelligenza artificiale non perché mi interessa, ma perché è aliena ed è in mezzo a noi. Sì. E per esempio vanno tutti in fissa alla domanda, ma ce l'hanno la coscienza l'intelligenza artificiale? Che te ne frega? Come, perché ti devi fare, non tutti, ma tutti? A un certo punto, quando noi andiamo così con gioia dicendo, ma guarda, c'è quello che si ferma davanti al robot. E quella è la cosa straordinaria, c'è una persona che a un certo punto con una ferraglia lì decide di fermarsi addirittura e dargli il buongiorno, ok? Questa cosa qua è la manifestazione per noi di qualcosa di molto più straordinario, di starsi a domandare se questa macchina ha una coscienza oppure no. Quindi, come dire, se noi siamo speciali o no, ma chi lo sa, può essere pure così. Cioè, se io poi definisco che l'uomo è particolarmente speciale, se dico sì o dico no, il modo in cui io posso vivere la mia vita non cambia. Esattamente come se sia intelligente o meno, o volontario o meno, o intenzionale o meno, la cosa straordinaria è che io ho una relazione con il robot. Non cambia niente. Se io scopro che sono super interessante o meno, e lo scopro, sono molto felice, ma non ci faccio niente con questa risposta nella mia vita. Cioè, se potrò andare a letto più o meno felice, ma non cambia. Con chi? Questa è un'altra vicenda. Però non lo so, io la sento. Riuscire a dormire la notte è molto importante. Io la capisco la domanda che ti è, perché secondo me è una domanda. È una domandona. È umana, siamo qui, ci hanno dotato di questa capacità di autosservarci. Sì. No, che è più. Vabbè, c'è e qui ce la teniamo. C'è anche un famoso esperimento di neuroscienze molto semplice. Tu monitori il cervello per vedere quali neuroni si attivano quando afferri il bicchiere, no? Se fai un se questi stimoli, reazioni li metti su una linea del tempo e vai, afferra il bicchiere, tu vedrai che sulla linea del tempo la consapevolezza di afferrare il bicchiere arriva dopo che l'hai afferrato. Assolutamente, 200 millisecondi dopo. La coscienza non c'entra niente con questa, scusa. No, no. Non facciamo confusione. No. Sei agito, non agisci. Evviva. Come sei parlato, non parli, no? Sei pensato, non pensi. Cioè, in parte comunque, queste no, sono non sempre sono cose nuove, quanti filosofi in vari modi hanno detto che sei parlato dal linguaggio. Non è una cosa nuova, noi siamo così convinti di essere tutti tanto originali, ma infatti, quanto parliamo per frasi fatte, concetti riciclati. Le stesse metafore che usiamo, spesso qualcuno ha detto, che sono al nostro posto. Sto solo riflettendo, la domanda che pongo al tavolo è, siamo strumenti o siamo artefici ancora di un processo di questo tipo? Se dentro questo processo noi siamo... Dobbiamo accettare di essere dei semplici attori agiti, non lo so, al pari di tutti gli altri soggetti, se esistono. Beh, il fatto è che non abbiamo ancora inventato strumenti per cui accordarci sulle nostre intenzioni. Le interazioni sono così complesse che procedono poi a cazzo, cioè e questo è l'inizio e la fine di tutto il discorso. Io penso che questa frase finale, secondo me, ce ne possiamo andare.